Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi farò la recensione della saga di libri Merlino, Il destino di un giovane mago, scritti da Luisa Mattia e editi da Giunti. Intanto è una trilogia, i libri sono tre e si intitolano il primo appunto Il destino di un giovane mago, il secondo Il cerchio del futuro e il terzo La magia di Stonehenge. Come avrete capito, è la storia di Merlino, ma non del vago Merlino anziano e venerabile che noi incontriamo alla corte di Artù di Camelot. È la storia di un Merlino giovane, della sua famiglia, delle sue origini, di tutta la storia della sua giovinezza. E quindi è ancora lontano dai giorni di gloria e di successo, ma è il fatto di come Merlino abbia dei suoi poteri. Nata dell'unione della principessa Gwyneth, figlia di Re Dir, con un demone, Merlino ha dei poteri straordinari e dei capelli rossi che fanno presagire un'origine soprannaturale. È coinvolto sin da subito negli scandali di corte all'interno della corte di suo nonno. Merlino inizialmente non viene dichiarato come figlio della figlia del re. Infatti, non essendo noto il nome del padre di Merlino, per evitare che possa creare scandalo, suo nonno, Re Dir, fa sì appunto che non si sappia che Merlino è suo nipote. In seguito, quando Merlino scopre poi della sua identità, e la sua identità viene rivelata a tutti, Merlino ha un grosso problema. Infatti, suo zio, l'altro figlio, il fratello di sua madre, Gals, rivendica il trono che dovrebbe spettare di diritto a Merlino, essendo la madre di Merlino la figlia maggiore di Re Dir. E quindi il primo libro narra delle lotte di potere che ci sono all'interno della corte del regno di Re Dir. Anche il secondo e il terzo hanno dei racconti simili, ma parlano anche dell'evoluzione dei poteri di Merlino, della sua relazione con Enid, una dama di compagnia, e anche del fatto che appunto viene spesso utilizzato il suo amore per Enid per poterlo trarre in inganno. Il maestro di Merlino è Blasius, che è saggio di corte e che fa sempre ricordare che la corona non è comunque il destino di Merlino, ma che è la magia il suo destino, che sarà un giorno il destino di Merlino che lo porterà alla corte di Re Artù. Tra l'altro, già qua iniziamo a incontrare i primi segni della corte di Re Artù. Re Uther Pendragon, il padre di Artù, è un condottiero quando Merlino è ancora un ragazzo, si conoscono infatti, e Merlino nota di quando Uther sia una persona rozza. Infatti non ritiene che quel comportamento sprezzante nei confronti di tutti sia un comportamento corretto. Quindi è questo un viaggio nella Bretagna medievale, dell'inizio del Medioevo, con le invasioni dei Sassoni. Quindi oltre a raccontare una storia leggendaria, racconta una situazione geopolitica realmente esistita, le razzie dei Sassoni sulla costa bretone, sulla costa della Gran Bretagna, la resistenza della popolazione, i grandi regni delle coste che cercano di ostacolare queste invasioni.